Ciao a tutti ragazzi, sono Ben e benvenuti in questo nuovo episodio di GTA 5. Allora, vabbè, qui dobbiamo andare in queste zone a quanto pare. Comunque, guardate, io mi sono ritrovato con un adder davanti, due carbonizzare e la macchina che avevo lasciato nello scorso episodio, switchando da Franklin a Trevor, viceversa, scusate, da Trevor a Franklin. Cioè, boh, no, non ho usato nessun tipo di trucchi, Dai, vienimi dietro. Allora, andiamo in questi punti qua, dai. Andiamo nei punti dove è nascosta la roba. Avevo appena switchato, infatti, era tipo nel traffico. Guardate qui, pulizia. E tipo, ho detto sì, inizio a registrare da qua. Avrei voluto... Non esplodere. Farmi la strada per conto mio, ma... Volevo dimostrarvi che non ho usato di trucchi, dato che ultimamente li ho usati per aggiustarmi la macchina. Perché poi non penso neanche si possa far guidare una macchina che si spawna al traffico normale. Ok, andiamo giù da questa. Sparati come delle balle da succioppo. Alle zone... Ah, ho capito. Frena. Troppo overpower abilità, ragazzi. Aspetta, dall'altra devo andare. Cos'è, una macchina della polizia? The fool running around after. I found the truck you wanted. Good. Now hurry. Ah no, aspetta, però sono dentro. Cos'è FBI in teoria? Aspettate, scappo allora. Entra nel pick up, non è che mi sgamano quelli. Guarda qua, questa è polizia in incognito, Non vorrei che appena salgo nel pick up mi sgamano e mi... Ah, comunque io per prevenzione metto la macchina qua, come se servisse tanto, direte, ma magari qualcosina ci fa. Guardate qui sta bella moto, no, bella neanche tanto. Saliamo in questo pick up, vediamo, stelline, no. Raggiunge l'appartamento di Barry. Eccole là, due stelline, e abbiamo anche il tempo. Io prendo la scorciatoia, ragazzi. Sì, pensavo di salire sull'autostrada, invece guardate che strada sta andando a fare. Mamma mia. Pure l'albero si mette. Beh, di qua sotto il ponte sicuramente sarà la via più nascosta, quindi cercherò di fare questo. Cavolo, c'è l'acqua però. Vabbè, ce n'è poca. Si può passare in un lampo. Ok, l'importante è che non girino indietro le macchine della polizia. Aspetta che ho sbagliato a schiacciare il tasto. L'appartamento di Barry, a sapere dove abita Barry, almeno mi ci dirigo già. No, non dirmelo. Se mi ci lasciassi anche il puntino, magari. Oh sì, siamo già sfuggiti alla polizia. Pensavo di metterci molto più tempo. Guardate di là. Aspetta che... Ok, non volevo... Ho mollato perché non volevo farmi sgamare. Cioè, avevo appena perso le stelline. Ok, qua c'è la stazione di polizia. Certo che è bella pulenta sto coso. Ma io li avevo visti lì che erano tutti in incognito. Secondo me, non so, mi avevano fatto una soffiata, Poi non lo so, io la butto lì. Perché si devono fermare nell'incrocio, sti mangiagnocchi qua? Allora, mettiamo un po' il clacson. Mettiamo qualche abilità per fare qualcosa di speciale. Salve, no, mentre ti tiravo fuori.
Vabbè, dai, un po' di velocità l'abbiamo presa. È ora di perderla perché bisogna fermarsi adesso. Ora che abbiamo preso velocità bisogna fermarsi. Franklin, se mi fai leggere io sai che ti vado a piantare contro quel polo. Sì, comunque devi dartela una dimossa. Ora vediamo di entrare qua dentro. Esce dal pick up. Guarda le macchine qua. Vediamo cosa prendiamo noi. Questo. Bravo, scassini. E non rompi il vetro. Is that my pizza? Hell no, fool, it's me. I'm here. Il salame. Well done. Hey, a true crusader for civil liberties. Magari gli ho rubato anche la sua macchina. Follow? That's an understatement, but... Aspetta, l'altra dov'era? Boh, anche io comunque premo sempre ESC e butto giù il telefono. Vabbè, comunque. Missione completata. La vedo di qua. Però mi sa che mi conviene metterci il puntino. Ok, andiamo da quella. Facciamo una piccola inversione a metodo mio. Là c'è un pallino, ma adesso non posso. Saranno sempre padre e figlio che litigano, tipo per chi deve guidare la macchina, che sono tutti e due ubriachi. Boh. Aspetta, che io dove vado? La macchina non frena, dai però. La moto. Moto, un headshot. Ho preso il pieno. Sali sulla moto. Cos'è questa qui? Ah, lo è una Bati. Eccola qua, la mia Bati. È la mia moto preferita di GTA. Anche... Ah no, mi sembrava... Perché io cambio le coil per le Turismo R? Vabbè. Io scambio sempre... Cioè, in teoria, la più veloce sulla carta è la... RS, dico me. Carbon RS, ma io... Mamma mia, che incidentone, ragazzi. Ma io preferisco la Bati, non so perché, mi piace di più. Mi dà più l'idea di moto da Formula 1. MotoGP 15, per capirsi. Aspetta, meglio andare sopra. Sì, devo andare sopra, ok. Aspetta, che... Dai. Pegassi, Bati 801. Vai giù in carena, guardalo qua. C'è qualcuno che ha bisogno di aiuto. Ma allora no, che non devo andare sul ponte. Ma dai, ma cosa mi fate? Aspetta, che posso scendere di qua. Mi conviene saltare lontano. No, non mi sarebbe convenuto saltare tanto lontano. Dov'è che devo andare? Io qua? Questa macchina? Boh. No, in teoria è più in dentro. Eh beh, ma io non so dove andare qua. Dentro qua sarà tipo nascosta da qualche parte. Beh, adesso mi incastro, non trovo più l'uscita ovviamente. No! Ah, ok. Pensavo che non potevo più salire poi. Ok, ribaltiamo qualche barile. Passiamo qui. Ah. Ma qua io dove vado a passare adesso? Cado, lo sapevo che cadevo. Pegassi, e ora si bugga tutto qua. Bravo Franklin, dai, sali sulla moto. No, non posso salire sulla moto, ma dai, vabbè, saliamo qua in cima e diamo un'occhiata dove dobbiamo andare. Mettiamoci il punto. Mi sa che era quella macchina, eh. Poi io la butto lì. Ci eravamo già atterrati prima qua sopra. Basta che non cadiamo, ma... Cioè, che fortuna è questa? Sì, mi sa che è una di queste macchine qua sotto, quella là, tipo. No, bravo. Io prendo... Oh, sali sulla macchina... Ah, questa. Non parte. Ah beh, te la posso partire io, guarda.
I should have never listened to that high ass fool. Non parte. Vabbè, aspetta. Who changed my ringtone? Hey, look, man, that car in La Puerta is a fucking hoopty. The engine is fucking shot, man. I'm gonna grab a stash and get the fuck out of here. No, no, it could be a trap, and I need that car. The movement depends on it. You'll have to... Are they doing for your... Dai, cerchiamo sti dialoghi. Vabbè, io prendo sta macchinetta. E la spingo. No. Lui. Man, I ain't pushing shit. Man, that high-ass motherfucker. La spingo da dietro. Dove ci provo? Guarda lì il camion. Chi l'aveva andato? Sì, ma cavolo, prima che riesco a spingerlo. No, no, no. Aspetta, cerchiamo l'entrata da dietro. Aspetta, qui c'è un altro. Ma aspetta, toglimi il pallino da là. No. Di qua non si entra. Guardate lì la presta. No, che qui mi vado di nuovo a perdere dove ero là. Aspetta un po', come... sì, bravo Franklin. Hai fatto una buona cosa. Se la facessi quando vorrei io, proprio sarebbe il top. Però non lo fai mai quando voglio io. Ma io come faccio, scusa? Devo rubare un carro attrezzi? Se non c'è qua, questo qui è tipo uno sfascio a carrozza. Dici che non è un carro attrezzi? Qua dentro. Eccolo. Eccolo qua. Highway clearance. Accendiamo i lampeggianti che sono... Ok, pensavo che non mi si sentiva il sound. Sono una cosa stupenda qua su... Sì, lo so, me l'hai già fatto fare. Una missione col carro attrezzi, anche due. Almeno sono in 3D. Ci vorrebbe farmi sta roba sì, dell'appartamento 3D, ragazzi. Tira su tutto, forse. Dei lampeggianti tra di, cioè. È davvero bella come cosa. Ok, vediamo, è tanto lontano? No, e non abbiamo neanche limite di tempo per questo. Oh mamma mia, no, 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 aspetta. Aspetta, veicolo fix, fix, fix. Oh mamma mia. Crashato tutto. Ma che cos'è? Mamma mia ragazzi, cosa ho combinato? Mi ricordo che tipo su GTA San Andreas c'era un trucco. Io parlo... Raggancio la macchina. Parlo di GTA San Andreas su PS2. Quello che giocavo io. Posso cancellare la DS? Io ci provo, è più comodo. Praticamente c'era un trucco che era auto indistruttibili e distruttive. Praticamente... La tua macchina era indistruttibile, le altre appena le toccavi esplodevano. Per un attimo ho pensato quel trucco, ho detto che cos'è. Aspetta, voglio provare su questa. No, su questa non me la fa. Voglio provare a centrarne una adesso. Ma vuoi dire che l'ho presa da dietro proprio dove avevo il serbatoio? Non lo so, mi devo riguardare il video. Proviamo con questa. Questa non ci ho fatto niente. Questa nemmeno. Blinco. Aspetta che devo scendere. No. No. Perché no? Aspettate, non ho letto. Questo gancio non rimane agganciato, mi sembra di aver letto. Sì, nai, da, nai. E come l'attacco da lì. Cos'è successo adesso? La macchina si è incastrata, grazie. Si è ribaltata, non incastrata. Per l'esattezza. Ora da dove mi fai ricominciare? Da qua. Tira la somma, non tanto, giusto poco. Aspetta. Che dobbiamo raggiungere. Beh, ma così non serve. Sì. Vai, date una mossa. Vediamo se riesco a farla scoppiare di nuovo. No, era una di quelle là. Questa era, questa era, questa, questa. Non scoppiano, non so perché prima mi è scoppiata. Boh, accendiamo i lampeggianti.
Sempre accendere il lampeggiante. Ok, buttiamo giù i cartelli. Ma c'ho la visuale tanto lontana. Andiamo da dentro, ragazzi. Ok, bella visuale. Taxi. Mi scusi. Accidente, scusate. No, beh, da fuori. Oh, aspetta, che cavolo. Non è la C. No, V. Ero convinto prima di aver schiacciato la C per cambiare visuale. Aspetta, mi sono andato a piantare. Che cavolo di pareti. Che di qua prima non, mi sono andato a piantare in un modo che non ne uscivo più. Ma tutti i posti strani li devo trovarli io. Beh, adesso mi dice la macchina con il carico se è incastrata. Permesso. Guarda lì la gestor, perché non posso agganciare questo e attaccare quello? Ah, vabbè. Kingpad. No, Xingpad. Boh, non so cosa sia. Freccia. Su GTA non c'è da mettere la freccia. Come l'ho rotto io quel lampeggiante? Ah, non lo so. Ah, forse contro l'albero? Può essere. Qui la motoretta. Aspetta, devo andare. Sono troppo distratto a registrare questa puntata, Lo confermo anche io. Frena. Facciamo dei disastri. Ma che cos'è sto carattere? Allora, tieni premuto H. Sì, H mi mette col disastro adesso. Vabbè, posso scendere? Boh, io lo lascio per adesso. No, ho cambiato la visuale per sbaglio. I've said all there is to say. Ma dai, ma pianta. Then get your ass down here. I'm outside with this junker you made me drag across town. Look, just leave it there. I can't. Il telefono dove si l'ha messo? In tasca. Sono anche l'allarme della macchina di pianta. Man, I'm wasting my fucking time. Ma guardate come abbiamo ridotto sta macchina. Cioè, cavolo. Diamo un'occhiata a come siamo messi con la puntata e sarebbe anche l'ora di chiuderla. Poi la scorsa posso farla più lunga, l'ho fatto di mezz'ora. Aspetta. Cioè abbiamo una buona macchina. Che sarebbe l'Audi TTTTTTTTTTT. E io voglio fare una buona roba con l'Audi TTTTTTTTT. Praticamente vorrei andare qua. Ok, andiamo là. Voglio fare il salto per concludere la puntata come una puntata scorsa circa. No, aspetta, però me la devo far nuova la macchina, se no non riesco a saltare. Aspetta, dove devo entrare qui. Aspetta, fammi la macchina nuova, che se no non salta la macchina se è scarsa. Ok. Highway clearance adesso mi rimarrà in mente per sempre. Ok, davanti è intera? Sì, sembra di sì. Ok, usiamo l'abilità. Non ho ben capito se con l'abilità si accelera un po' o no. Da quello che ho... No, però non andare giù. No, stai su. Mamma mia. Ok, non abbiamo fatto niente. Forse nella realtà avremmo distrutto... Ok, l'abbiamo distrutta anche nel gioco. Un po' le ruote. Sono rimaste frenate un po'. Ok, abbiamo distrutto letteralmente la macchina. Guarda l'elicottero là che a terra. Vediamo se ci sono delle buone macchine qua. Ogni idea, ragazzi, aggiustiamoci questa macchinetta qui un attimino. Andiamo dentro per l'aeroporto. Tipo qua. Ok, è ancora intatta. E per concludere in bellezza la puntata, ci rubiamo un aereo. Ma mi è venuto dentro o mi sbaglio? Non so, mi sembrava di essere intanto nella mia mano. Io salgo da questa, e scendo dall'altra. No, sarebbe stato il top se fossi salito di lì e sceso di là. Aspetta che devo scendere. Bello il saltino. Peccato che non devo prenderlo. Aspetta, ma che giro mi fai fare? Calmo. Tu non sai chi sono io. Mi aggiusto la macchina perché non mi piace avere la macchina rotta. Le macchine vanno troppo veloci, si rompono troppo presto. Ecco. Cosa ho combinato qui?
Pensavo di prendere la scorciatoia, è proprio un disastro, altro che scorciatoia. Aspetta, posso salire da qui? Sì. Ancora. Ma ti ho detto che non te la ridò. Ma no, ma vai. 2, 6, 1,37, ok, ho accorciato. Basta che non atterra sull'auto. Se si ferma mi farebbe anche un piacere, eh. Chi è che suona? Gli autobus? Boh. Sì. Te la macchina non te la recupero, eh. Ho preso un po' di scorciatoia. Ok, curva, 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 curva. Buonanotte, oramai è troppo tardi. Ok, gestiamo ancora una volta la macchina. Che poi questi trucchi sono meglio degli altri perché tipo non te li contano le missioni, quindi. Boh, secondo me sono considerati trucchi non trucchi. Sono molto più power. No, di quelli normali. Però boh, sono più comodi anche da usare. Bene ragazzi, direi che per questa puntata è tutto. Noi ci vediamo nella prossima puntata, che cerchiamo di andare a rubare un aereo. Perché sì, perché ho voglia di andare a rubare un aereo con Franklin. E niente, da Aden è tutto. Ciao a tutti.